Sono Antonio Fordini, presidente di Unitalia, l'associazione che raggruppa oltre il 90% delle imprese che lavorano all'interno della filiera avicola. Una delle caratteristiche delle produzioni della filiera avicola italiana è che essa è ampiamente autosufficiente, cioè produce il 107,5% di quelli che sono i consumi della popolazione italiana. Ciò vuol dire che la quasi totalità delle carni fresche che i consumatori trovano sui banchi dei supermercati sono carni made in Italy, carni di alta qualità, altamente controllate lungo la filiera da capifiliera che governano l'intero processo produttivo, dalla emissione dei pulcini fino alla trasformazione e alla distribuzione, ma anche grazie a un sistema sanitario italiano che è in grado di controllare e di monitorare come nessun altro sistema sanitario al mondo tutto il percorso della filiera. Il settore ha una produzione che genera un fatturato di circa 6,4 miliardi di euro, dà lavoro a 64.000 addetti, una parte rilevante della fase primaria, della fase agricola, ma anche della fase di trasformazione, ed è quindi uno dei settori che rappresenta un'eccellenza del Made in Italy alimentare italiano. Uno degli asset principali di Unitalia è un disciplinare di etichettatura volontaria che esiste dal 2005 e che rappresenta quindi anche questo un unicum di proprietà di Unitalia, che consente di etichettare i prodotti aggiungendo una serie di informazioni, come ad esempio il mancato utilizzo di antibiotici, l'uso di arricchimenti ambientali, l'uso di luce naturale, cioè tutta una serie di informazioni tendenti a qualificare il prodotto, ad aumentarne la trasparenza e a consentire una scelta consapevole e qualitativa da parte del consumatore. Una delle attività recenti in Italia è stata quella di coinvolgere i propri associati in un programma di riduzione volontaria dell'uso degli antibiotici. È stato un programma partito nel 2011 e che ha generato e ha avuto risultati straordinari, tant'è che ci sono state riduzioni dell'uso degli antibiotici di oltre il 91%, e rappresenta una best practice che ci viene invidiata in tutta Europa, tant'è che la FAO recentemente ha organizzato proprio qui a Roma un seminario finalizzato proprio a individuare i passi virtuosi che il settore avicolo italiano ha percorso in questi anni. Le sfide che il settore dovrà cogliere nei prossimi anni non potranno non tener conto dell'incremento della popolazione mondiale e della necessità di riuscire a produrre quantità crescenti di cibo sano utilizzando una minor quantità di risorse. Da questo punto di vista il settore avicolo è già un'eccellenza e il programma che abbiamo nei prossimi anni è quello di intensificare gli investimenti che consentono di produrre con sempre maggior sostenibilità, installando pannelli fotovoltaici sopra gli allevamenti, recuperando con biogas, produzione di biogas, produzione quindi autoproduzione di energia elettrica da produzione di gas attraverso il recupero degli scarti, quindi una circolarità della filiera che già oggi è un'eccellenza ma che dovrà essere sempre più spinta dal punto di vista tecnologico. Questa sfida in verità è un percorso che le nostre aziende hanno già avviato da qualche anno. Negli ultimi anni hanno investito oltre 50 milioni di euro in termini di sostenibilità attraverso la realizzazione di impianti di biogas, di impianti di cogenerazione, quindi di una serie di apparati tecnologici che consentissero di ridurre al minimo l'impatto ambientale. Ma ciò evidentemente non è sufficiente, noi dobbiamo guardare avanti e dobbiamo quindi lasciare ai nostri figli un mondo migliore, quindi una filiera che sarà in grado nei prossimi anni di continuare a produrre più e meglio con una minor quantità di risorse, e quindi riuscendo a coniugare sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale e sostenibilità economica, che sono i tre pilastri dei quali, a nostro modo di vedere, le imprese del settore non potranno discostarsi. Vale la pena di ricordare che le carni bianche sono fra le carni quelle che sono cresciute di più nel corso degli ultimi anni in termini di consumi, per il loro alto tenore nutritivo, per il basso contenuto di grassi, per il fatto che sono comunque carni destinate a non avere barriere religiose e quindi a poter nutrire una vastissima popolazione.
Questa produzione noi riteniamo che continuerà a crescere ancora nei prossimi anni e lo farà con un occhio all'ambiente, perché la filiera avicola è la più sostenibile fra le filiere zootecniche e tra quelle che meno consumano risorse e che quindi nei prossimi anni potranno continuare a migliorare verso un percorso di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.